cominciare prima di tutto con ringraziarvi, ringraziare tutti voi di essere qui e faccio un ringraziamento particolare a Nicola naturalmente, che dopo avremo modo anche di, con lui, di approfondire alcuni aspetti importantissimi di questo intervento. Volevo ringraziare i miei colleghi sindaci del territorio che davvero mi fanno felice con la loro presenza. Abbiamo anche il sindaco di San Giorgio in rappresentanza del Campaccio, quindi c'è anche lì un'associazione che comprende molto bene l'intervento legato alla Cinque Mulini. Ringrazio il complesso bandistico San Vittorese, la dottoressa Giannetti che è il vicepreside delle nostre scuole, in rappresentanza delle scuole, Don Marco, i miei amici consiglieri che sono tutti presenti oggi, li ringrazio moltissimo e mi hanno dato davvero, soprattutto per l'allestimento, una grossissima mano. Volevo ringraziare i signori Colombo della ditta Colombo Delfino perché hanno donato la ruota del monumento, quindi davvero sono stati estremamente generosi. Ringrazio i rappresentanti delle associazioni e ho lasciato per ultimo, ma non per questo meno importante, i signori Malerba, perché qui con noi abbiamo quattro persone, quattro signori Malerba, abbiamo Angelino, Gustavo, abbiamo il Dino Malerba e anche il Franco Malerba e mi hanno fatto veramente una grandissima cosa, un grande regalo essere qui con noi oggi, perché soprattutto il Franco è il figlio di quel famoso Giovanni Malerba di cui tutti parliamo e che tutti, tanti di noi hanno conosciuto, io molto bene, abitando vicino a lui. Corridore, San Vittorio Lona, sindaco Daniela Rossi, ce l'abbiamo fatta. Sì, come si diceva prima, effettivamente parlando di corse è un traguardo, è un bel traguardo e secondo me è paragonabile davvero a quel percorso molto difficoltoso ma di grande soddisfazione che è la corsa della Cinque Mulini. Anche per noi è stato così. Sono, non lo nego, molto molto contenta di essere arrivata così, per ripeterci, a questo traguardo, perché l'atleta è il simbolo, lo dicevo prima, di tante cose, soprattutto della Cinque Mulini, dello sport sanvittorese, dell'arte sanvittorese, ma tanto tanto anche della vita e dell'umanità e della generosità che c'era a San Vittore. Quindi, siamo partiti dal 1933 nel suo discorso. Sì. Sì, dal 1933, quando appunto Giovanni Malerba con altri amici sanvittoresi hanno pensato, ideato questa corsa campestre che negli anni è diventata famosa in tutto il mondo. Quindi io, va bene, parlo anche con emozione perché l'ho vissuta per tanto tempo in prima persona. Sono stata contenta di avere qui oggi il Franco Malerba, il figlio di Giovanni, perché come dicevo è davvero una parte di storia sanvittorese. Io spero che continui ad andare avanti, che raggiunga il secolo e lo superi, però dato che di certo non c'è nulla, almeno il monumento, questo ricordo, questo simbolo c'è. A imperitura memoria, come direbbero quelli che normalmente parlano con un linguaggio forbito. Maestro Nicola Gagliardi, a parte farle i complimenti perché è come sempre uno splendido lavoro, si è ispirato magari a qualcuno in particolare per scolpire questo atleta sanvittorese? No, non mi sono ispirato se non all'insieme dei migliaia e migliaia di atleti che in quasi 80 anni hanno percorso questa storica e faticosa gara. Quindi fin da bambino io abitavo proprio lì dove la zona Fornasone
e li vedevo correre. Da allora ho memorizzato sempre queste figure. Poi il destino ha voluto che svolgessi la mia attività come scultore e negli ultimi decenni le varie amministrazioni più di una volta mi chiesero ma facciamo, non facciamo, eccetera. Poi ragioni di vario genere, non ultima anche quelle economiche, amministrative, non lo hanno permesso. Finalmente ecco, la sindaca qua presente ha avuto il coraggio di affrontare questa realtà. Pinuccio Gallo Stampino, l'anima della Cinque Mulini. Finalmente San Vittore la ricorda anche a beneficio di tutti quelli che non la conoscono, e sono pochi, eh? Sì, finalmente la Cinque Mulini è un monumento, come ho detto anche l'altra sera alla presentazione, dove sono andato a riprendere una vecchia frase detta da Franco Fava quando arrivò secondo la Cinque Mulini. La sua frase era stata: è il sogno rimasto un sogno. Qui invece oggi il sogno è diventato realtà, finalmente la Cinque Mulini ha un suo monumento. E allora ci vediamo naturalmente la Cinque Mulini Summer Night. Posso dirlo che One TV trasmetterà in diretta l'evento, per cui ringrazio anche voi di One TV che ci state sostenendo alle nostre iniziative, per cui un saluto anche a tutti i telespettatori e un grazie a voi per l'impegno che fate per tutte le cose che succedono qui sul territorio e anche di più. Grazie.